Alle mie spalle camper e furgoni di più di 250 piloti che oggi sono in gara per la prima prova del campionato regionale di motocross. Noi siamo ospiti del Motoclub Arco e andremo proprio nel paddock e a scoprire tutto il retroscena di questa giornata di gara. Impossibile non chiedersi come queste moto riescano a saltare più di 30 metri. Per svelare l'arcano possiamo solamente chiederlo a un esperto del settore. Lui è un campione italiano di motard in salita ed è anche tecnico della BM Moto di Trento. Quindi io passerei la linea a Nicolò Bentivoglio per scoprire come sono fatte le sospensioni di una moto da cross. Connesse al telaio, che è la struttura portante della nostra moto, abbiamo le sospensioni. Nel nostro caso monoammortizzatore posteriore e forcella anteriore telescopica a steli rovesciati. Le sospensioni sono uno degli elementi fondamentali della nostra moto perché non solo garantiscono il massimo contatto tra i pneumatici e il suolo, ma garantiscono anche quel minimo di comfort che soprattutto nel fuoristrada è fondamentale, visto che la moto deve affrontare percorsi accidentati quali buche, salti, whoops e quant'altro. Nel caso specifico questa è la nostra forcella, una forcella a steli rovesciati, ormai universalmente diffusa nel mondo del fuoristrada. Le due componenti fondamentali della forcella sono l'elemento elastico e il sistema di smorzamento. Questa è la nostra molla, che è l'elemento elastico della sospensione, ha la funzione di sostenere il peso della moto e del pilota e la funzione di sostenere lo schiacciamento nell'uso che si ha sulla strada o in fuoristrada. Assieme alla molla, per garantire un comportamento uniforme e regolare della sospensione, c'è una parte idraulica con dei passaggi calibrati. All'interno della parte idraulica, che è composta per lo più da un pistone, da un'asta, da degli spilli e da un pacco piramidale, scorre l'olio. E l'olio raggiunge pressioni elevate all'interno dei passaggi idraulici e consente di ottenere un effetto di smorzamento, questo per ottenere una risposta più progressiva possibile della forcella. Di grande interesse per la maggior parte degli appassionati, qualche consiglio sulla regolazione della forcella. Come prima cosa, assicuratevi che le molle nella forcella abbiano la costante elastica giusta. Per sapere qual è la costante elastica giusta dovete sapere qual è il peso della moto, il peso del pilota e la costante elastica della molla. In alcuni casi, senza sostituire completamente la molla della forcella, è possibile variarne la precarica con gli appositi registri. Per quanto riguarda le regolazioni dell'idraulica, abbiamo normalmente un freno in compressione e un freno in estensione. Nel caso specifico di questa forcella Showa, il freno in compressione è sopra e il freno in estensione lo troviamo sotto. Il freno in compressione serve a ridurre l'accelerazione della forcella che ha durante il suo schiacciamento. Il freno in estensione serve a ridurre l'accelerazione che ha la forcella durante il suo ritorno, quindi per vincere la forza che esercita la nostra molla durante la fase di estensione. Mi raccomando, ricordatevi sempre di controllare periodicamente lo stato degli steli che presentano un trattamento di durezza superficiale, non devono mai presentare solchi profondi o rigature. Inoltre, controllate periodicamente lo stato dei paraoli della forcella per evitare di incorrere in perdite di olio e quindi di eventuali malfunzionamenti. Questo è il nostro monoammortizzatore, è connesso al forcellone tramite un sistema di leveraggi, che sono dei bracci e leve che garantiscono una risposta progressiva del monoammortizzatore. Ormai è il sistema più diffuso nel mondo del fuoristrada. Per quanto riguarda la regolazione del monoammortizzatore, valgono gli stessi principi della forcella, ossia precarico molla, regolazione in compressione dell'idraulica e regolazione in ritorno, sempre dell'idraulica. E ricordarsi che ovviamente la regolazione del monoammortizzatore deve essere fatta all'unisono con la regolazione della forcella, perché sia la regolazione dell'ammortizzatore che la regolazione della forcella comportano variazioni dell'assetto della motocicletta. Inoltre sul monoammortizzatore è presente
sull'idraulica la regolazione alle alte e alle basse velocità per garantire una risposta perfetta dell'ammortizzatore nelle condizioni più disparate. Si raccomanda, nel caso in cui vogliate regolare le sospensioni della vostra moto, di seguire anche il manuale d'officina per evitare comportamenti anomali del veicolo. Inoltre, ricordarsi che la taratura delle sospensioni è assolutamente soggettiva, dipende moltissimo dallo stile di guida, dipende moltissimo dal fondo, dalla pista e dal tipo di moto. Ma ritorniamo all'evento di quest'oggi, ovvero il campionato regionale di motocross, sempre dal crossodromo del Ciclamino. Qui si svolgeranno, oltre al mondiale, anche l'europeo, e a luglio potremo partecipare al campionato italiano junior. Quindi moltissimi piloti stanno testando ora il terreno per poter poi gareggiare al meglio, per cercare di rendere più ostica la gara ai nostri piloti regionali. Quindi entriamo nel cuore di questa giornata e seguiamoli passo dopo passo. È partito da Pietramurata il regionale di motocross e minicross. Record iscritti per il primo round del campionato, giustificato dal fatto che molti dei piloti italiani che parteciperanno al campionato europeo 250 e all'italiano junior hanno voluto provare la pista, garantendo un tasso tecnico elevato. Ci si aspettava la pioggia in serata e il Motoclub Arco aveva preparato una pista perfettamente fresata da asciutto. Però la pioggia è arrivata in anticipo e molto intensa, e la pista da tecnica è diventata scivolosa e insidiosa. Numerose le novità regolamentari dopo aver tolto i piloti over 40 dalla MX1 e dalla MX2. Inspiegabilmente però si è deciso di dividere la MX2 per età, impedendo ai piloti più forti di correre assieme e facendo correre i piloti più lenti, che fino all'anno scorso avrebbero corso in gruppo B assieme ai top riders. Complice anche il terreno scivoloso. Dopo pochi giri, i doppiaggi sono diventati un'insidia per i più Borz, Ciola e Bertuzzi. Nella 125 ottima gara del lombardo Mattia Guadagnini, che ha dominato entrambe le manche davanti a Christopher Busca e Andreas Meyer. In MX1 il veneto Gianfranco Mattara non ha avuto rivali. Ottima prima manche di Ivan Arnoldo del team Nils Dal Bosco, che con regolarità ha saputo inseguire Mattara e chiudere secondo davanti a Thomas Miori. In gara 2 Arnoldo ha avuto problemi al freno posteriore della sua Yamaha, ma ha chiuso al primo posto nella classifica assoluta degli over 21 davanti a Michael Ghezzi, mentre ottimo secondo posto di Luca Moresco dietro al fuori classifica Mattara tra gli under. Solito duello tra Luca Borz e Team Ferru e Francesco Ciola del team Hobby Motor nella MX2 Over 21, con Lori Paisan bravo a infilarsi sul podio tra i due. Nell'Under 21 Nicola Bertuzzi ha vinto entrambe le manche, anche perché il suo rivale nell'italiano e nell'europeo, Davide Cislaghi, secondo in prima manche, nella seconda è stato messo KO da un incidente con Felix Baia, consentendo a Max Arizzardi e a Jakob Turner di salire sul podio finale. Da quest'anno i piloti con più di 40 anni corrono a parte nella categoria Veteran, che ha visto la vittoria di Corrad Pickler tra gli over 40 e Christian Kollerisch tra gli over 48. Negli 85 vittorie di Moritz Flarer del team Nils Dal Bosco nel junior e di Felix Stupner nei senior. Nei 65 dominio extra regionale con la vittoria di Matteo Russi.
È tracciato un po' difficile, insidioso, però comunque bello, ha retto bene, il tracciato era perfetto, preparato in maniera ottimale. È stata una bella gara, molto divertente, peccato per i doppiaggi. Il mio obiettivo rimane comunque il Top Rider, il campionato Nord-Est, e l'italiano, dopo la vittoria all'ultima gara nel circuito di Maggiora, si prospetta buono, perché mi trovo in seconda posizione e è ancora tutto aperto. È stato speciale vincere a Maggiora perché è una pista storica che ha fatto la storia. Siamo qui la prima del campionato regionale e puntiamo sul campionato Nord-Est Motocross Top Rider, che adesso sono in testa e speriamo di arrivare fino alla fine e mantenere questa posizione. La pista oggi verrà preparata al meglio, peccato per il tempo che ha un po' distrutto il tracciato e rovinato la giornata, ecco, diciamo. E per il resto tutto a posto e speriamo di continuare bene la stagione. Fantastica giornata di gare qui oggi al crossodromo del Ciclamino per aprire in bellezza questa stagione, ma si preannuncia un'altrettanta bella apertura di stagione per quanto riguarda il Metzler Offroad Park, quindi ci spostiamo proprio lì a pochi passi per sentire da Gino Sembenini e Umberto Trentini quali saranno gli appuntamenti per questa stagione. La nostra trasmissione sarà ospite per l'intera stagione di questa fantastica struttura, il Metzler Offroad Park. E è proprio di questa struttura che andremo a parlare adesso, che è diventata in brevissimo tempo punto di riferimento per moltissimi piloti. Qui con me abbiamo Umberto Trentini e Gino Sembenini, che assieme gestiscono tutto il complesso. Buongiorno Umberto, ciao, spiegaci un po' come è costituita questa struttura. Buongiorno, ciao. Io sono partito 3 anni fa, qua c'era un golf piccolo di prova che poi non ha funzionato, visto la vicinanza della pista da cross mondiale che è 50 anni che c'è. Finito questo ho detto perché non attaccarci qualcos'altro dell'off-road, mi sono messo dietro insieme a Gino Sembenini a fare tutto questo, l'area è 70.000 metri quadri per cui uno che viene qua sia nel trial che nell'enduro trova tutto e anche le biciclette mountain bike. I prossimi appuntamenti per quanto riguarda la specialità del trial? Il trial abbiamo il 29 maggio, la tappa del trofeo Beta, qua per la prima volta. Però anticipo, abbiamo forse il mondiale l'anno prossimo, speriamo, perché insomma il mondiale è sempre mondiale e lo richiedono in tanti. Beh, speriamo, è una cosa in più che abbiamo richiesto. Molto bene, grazie Umberto. E invece alla mia destra abbiamo Gino Sembenini. Ciao, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Ciao Valentina, buongiorno a tutti. Allora, parliamo un po' di un evento importantissimo, ovvero il The Wall. Sì, questa è una gara che ci siamo inventati Umberto l'anno scorso e grazie all'aiuto di tantissimi volontari è riuscita bene, parecchi partecipanti hanno aderito l'anno scorso, tra i quali anche i piloti più forti della disciplina estrema dell'enduro, che è molto di moda in questo momento. È riuscita una bella gara e quest'anno la riproponiamo il 23 di luglio, che è un sabato, in una chiave anche nuova e sempre già sicuri di avere, tocchiamo ferro, già i piloti più forti del mondo, sia delle discipline estreme di enduro ma anche veloci. Gino, grandi nomi anche per quanto riguarda la specialità dell'enduro. Sì, alla nostra pista vengono sempre a girare Alex Salvini, che è il più forte endurista italiano, già campione del mondo e anche quest'anno in lizza per vincere il mondiale. E oltre a lui sono venuti a febbraio il team ufficiale KTM Husqvarna a fare tutti i loro test e anche il servizio fotografico per tutta la stagione. È di casa sempre il team Honda Red Moto, che è composto da 6 piloti fortissimi, tutti campioni del mondo, ex crossisti come Davide Guarneri, e speriamo appunto, organizzando anche ulteriori eventi come il trofeo KTM che verrà organizzato il 9 di ottobre, la finale proprio, che si svolge sia sulla nostra pista d'enduro e utilizzeremo anche il campo di motocross del Ciclamino,
di pubblicizzare sempre di più il campo e il nostro campo di enduro e sperare che in un futuro diventi tappa di riferimento proprio per tutti gli enduristi per venire ad allenarsi e dopo fare le gare che organizzeremo. Grazie Gino. Per quanto riguarda tutti i servizi, orari e quant'altro, Umberto, dacci qualche informazione. Gli orari sul parco sono dalle 9 di mattina fino alle 18 di sera, continuato, sia per il trial che per l'enduro. E chi volesse anche fare le notturne, visto che il parco è dotato anche di illuminazione, su prenotazione per avere almeno qualche cliente in più, perché accendendo i fari, insomma, si può prenotare anche girando fino alle 11 di sera. In più abbiamo anche le scuole di trial e anche di enduro. Trial abbiamo anche la mia figlia, diciamo, che è campionessa e è tecnico federale, e poi abbiamo anche un altro componente che può fare la scuola di enduro. Basta sempre su prenotazione. Benissimo, quindi qua siamo ospiti di una struttura che in un tempo brevissimo, in maniera molto precoce, si è ingrandita in maniera sorprendente. Avete qualche sogno ancora nel cassetto da tirar fuori, da svelarci, qualche piccola anticipazione? Speriamo nella conferma del campionato del mondo di trial per il 2017. Se non sarà il 2017, noi lo richiederemo per il 2018. Cercheremo sicuramente di organizzare un bellissimo The Wall quest'anno, portando anche parecchio pubblico, dando più spettacolarità alla gara, e poi chi lo sa, cioè, il prossimo anno speriamo di poter organizzare una gara di enduro anche ad alto livello e titolata. E poi dopo, grazie anche a Metzeler e a Nice, che sono i nostri sponsor, organizzeranno loro degli eventi proprio dedicati, giornate per i loro clienti, e tutta gente che al parco viene può apprezzare anche le doti anche naturalistiche di questo posto, che è molto bello, e la gente viene qua anche per quello. Siamo in un paradiso. Grazie Gino, e facciamoci un grande in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi per la trasmissione. E chiudiamo anche questa meravigliosa puntata proprio nel cuore della pista, con il rumore di sottofondo e col fatto che l'abbiamo proprio toccata con mano. Una puntata eccezionale in cui abbiamo parlato della specialità per eccellenza, ovvero il motocross. L'appuntamento è per un'altra puntata di off-road in cui vi mostreremo moltissime altre novità ed approfondimenti. Quindi io vi do appuntamento alla prossima puntata.